Bravo Francesco. Francesco bussò alla porta del Convento Cappuccino di Morcone, distante da Pietricina, un 30 km circa, e il 6 gennaio 1903 si trovò di fronte ad una lieta sorpresa. Nel frato portinaio ravvisa colui che lo impressionò tanto, da farlo decidere ad entrare nell'ordine di Frac Camillo. Sì, era Frac Camillo da Pianisi, il quale si recava spesso da Morcone a Petricina per la raccolta delle offerte. E la sua figura di degno figlio di San Francesco era rimasta impressa nella mente e nel cuore di Francesco. Fra Camilla, al vederlo, esulta di gioia, l'abbraccia, lo bacia e lo colma di carezza. Poi, subito, e eh, bravo, Francesco, bravo, bravo, sei stato fedele alla promessa e alla chiamata di San Francesco. E lo accompagno dal padre guardiano Francesco Maria da Sant'Elia Pianisi e al, dal padre maestro dei novizi. Tommaso, padre Tommaso da Monte Sant'Angelo. Il padre maestro, che in modo particolare deve aiutare il novizio a muoversi nell'ignoto schema della nuova vita, lo dispone ad una buona settimana di riflessione per una giusta visuale delle cose durante la quale si conversa solo con Dio e con nessun altro. La stanzetta assegnata provvisoriamente a Francesco e nel corridoio che conduce al coro. Poi abiterà un'altra celletta, al numero 29, nel corridoio dei Chierici. Un pagliariccio poggiato su quattro tavole sostenute da due cavalletti, un minuscolo tavolino con qualche libro devoto, una sedia, una croce di legno che di notte gli farà compagnia Durante i brevi e frettolosi sonni. Sull'architrave di ogni stanza una frase della Sagra Scrittura ricorda chi entra ed esce una massima di vita spirituale. Quelle abitate da Francesco hanno un passo del Vecchio Testamento ed uno del nuovo. Nel numero 18, alla camera numero 18, si legge: Il molto parlare non sarà senza peccato. E in, nella cella 28 voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Uno scritto a pennella sulla volta bassa del corridoio ammonisce di rispettare il silenzio. Per quel luogo di noviziato e perciò di raccoglimento. E Francesco si accorge che quel silenzio perpetuo non è un silenzio morto, ma vivo, fatto di tante persone. Il noviziato è pieno e si lavora tanto e si prega ancora tanto di più, fino la notte, perché la notte ci si alza a mezzanotte, per la recita del divino ufficio ed è facile quindi la stanchezza ma la gioia di essere in contatto con Dio terminati gli esercizi spirituali il 22 gennaio dello stesso anno 1903 vestì l'abito del novizio Capucino e si chiamò Frappio da Pietricina delicatamente composto nel belsaio Capucino Frappio Nome oggi famoso in tutto il mondo, ben presto si accorge quei fra, che quei frati non scherzano. E lui tenta a divenire un perfetto cappuccino. Con quale proposito entrò in convento e con quale impegno, fra Pio, vinse di, visse l'anno di noviziato? Ce lo dice lui stesso in una lettera. Bio, biografica del 1922 e lo raccontano i suoi compagni di noviziato. Il Signore faceva intendere al quindicenne Francesco che per lui il posto sicuro, l'asilo di pace era la schiera della milizia ecclesiastica e dove meglio potrò servirti, oh Signore, se non nel chiostro sotto la bandiera delle poverelle d'Assisi. O oh Dio, fatti sempre più sentire al povero mio cuore e compi in me l'opera da te incominciata. Che Gesù mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere di esempio ai miei confratelli, in modo che il fervore continui sempre più in me da far di me un perfetto cappuccino. Ero il comportamento irre, impeccabile di un giovane Novizio che si compone, scomponeva, a, a, si presentava a tutti gli altri per l'attrazione che esercitava su quanti ebbero comunanza con lui. A termine dell'anno di Noviziato, Dopo le tre votazioni a pieni voti dalla comunità religiosa, Frappio si prepara alla professione con un corso di esercizi spirituali ed esplorata dai superiori la sua volontà, se conosceva sufficientemente lo stato della religione cappuccina. Il suo amore alla preghiera era di una prontezza ammirevole. Dopo la lettura in comune della meditazione, che era generalmente sulla passione di Nostro Signore Gesù Cristo, Frappio si tratteneva in ginocchio nel tempo stabilito e anche dopo, quando gli era possibile, versando copiose lacrime nella recita delle giacolatorie, e che ripeteva nel recarsi per i corridoi, nei viale del giardino e altrove. Allo scopo di prolungare le sue preghiere, chiedeva di frequente continui permessi per essere dispensato dalla ricreazione, dal passeggio e talvolta dalla cena per trattenersi in coro con molta devozione. La mattina della professione semplice. Di buonora arrivarono da Pietricina la mamma, il fratello Michele e lo zio Angelo Antonio, e dalle ore 11.30, il 22 gennaio 1904, attorniato da tutta la sua famiglia religiosa, incinocchiato ai piedi, piedi dell'altare. Dell nelle mani del Padre Guardiano, promette a Dio di vivere in obbedienza, senza proprio e castità. A cerimonia avvenuta, i familiari poterono salutare il neoprofesso e mamma Peppa, al vedere il figlio, tutta commossa e lacrime, l'abbraccia e lo bacia e gli dice «Figlio mio, ora sì che sei figlio tutto di San Francesco! e che ti vi possa benedire.